Chiudiamo questa prima sessione di lavori con l'intervento di Franca Pileri, Senior Portfolio Manager Multi-Asset di Quaestor Capital SGR, che tratta di disciplina e gestione del rischio, la chiave per conseguire un rendimento stabile e costante. A lei la parola, prego. Grazie e buongiorno a tutti. In tema di proposte di investimento, un gestore non può prescindere da un'accurata analisi del rischio. E questo è proprio quello che mostra la prima slide, in cui appunto mostriamo i quattro rischi presenti sul mercato: quelli inevitabili, quelli che possiamo permetterci di prendere, quelli che non possiamo permetterci di prendere e quelli che non possiamo permetterci di non prendere, perché sono funzionali per conseguire il nostro obiettivo di rendimento. Non dimentichiamoci che non c'è rendimento senza l'assunzione di rischio e il rendimento di per sé è un fattore esogeno che ci viene dato dal mercato. Noi gestori possiamo comporre le singole asset class per ottenere il rendimento desiderato, ma soprattutto quello che deve fare un gestore è scegliere il rischio da assumere il portafoglio e il livello di rischio in termini di volatilità che vuole prendere, in particolare modellando la forma della distribuzione attesa dei rendimenti per cercare di troncarne la coda sinistra, quindi gli eventi più estremi e più dannosi per il portafoglio. Come fare questo? Mediante l'allocazione di parte del budget di rischio in un portafoglio di copertura. Ed è questo appunto che noi facciamo all'interno dei portafogli multi-asset di Questio. Che cos'è un portafoglio di copertura? Non è altro che una componente di disequilibrio che va a lunga volatilità e che beneficia quando le cose sui mercati vanno male e quando aumenta il grado di avversione al rischio degli operatori di mercato. Un portafoglio di copertura al pari di un portafoglio strategico è tanto più efficiente quanto diversificato. E in ogni particolare contesto di mercato ci sono delle asset class più idonee di altre per proteggere appunto la nostra allocazione complessiva. Queste possono essere rappresentate da un basket valutario piuttosto che da strategie di volatilità, posizioni sui tassi o esposizione alle commodities in periodi inflattivi, per esempio. Ma qual è l'obiettivo di questo portafoglio di copertura? Fondamentalmente è mantenere la volatilità costante e renderla quasi anelastica alle evoluzioni del VIX, che è rappresentativo della volatilità di mercato. In questo grafico, l'andamento del nostro portafoglio multi-asset, la volatilità del nostro portafoglio multi-asset rispetto alla volatilità di mercato, che è la linea blu scura. Si nota come questa è quasi indifferente all'aumentare e al diminuire della volatilità di mercato, quindi l'obiettivo raggiunto di mantenerla costante. Passando adesso alla slide successiva, andiamo a vedere quali rischi ci piace inserire all'interno del portafoglio, in parole semplici le opportunità che vediamo sul mercato. Si dice spesso che la storia non si ripete ma rimi. Effettivamente troviamo in questo contesto che stiamo appunto vivendo delle analogie, dei parallelismi con l'inizio del millennio, gli anni 2000, sia in termini di evoluzione di tassi che dinamiche dell'inflazione, ma anche di prospettive su eventuali recessioni attese. Quello che è andato particolarmente bene all'inizio del millennio è stato tutto il settore obbligazionario, sia lato credito che lato tasso di interesse. Riteniamo effettivamente che ai livelli a cui è giunto adesso il mondo obbligazionario, questa possa essere un'interessante opportunità di investimento per iniziare a surrogare parte del rischio azionario verso il rischio obbligazionario. Ma che cosa in qualche modo trattiene un po' gli investitori nell'accumulare duration in questo momento in portafoglio? Sicuramente la volatilità che sta generando in queste ultime settimane sui mercati la paura di un overshooting sui tassi da parte delle principali banche centrali. Quindi, nel proprio obiettivo di combattere l'inflazione, alzare il livello dei tassi più del necessario, supportati da dati dell'economia forti. A tal proposito, un breve accenno al livello di indebitamento dei vari paesi, che è un fattore che secondo noi le banche centrali dovranno tenere in considerazione. Abbiamo visto negli anni passati che molte corporate, molte società hanno approfittato del livello dei tassi di interesse estremamente bassi per rifinanziarsi estendendo le scadenze del loro debito. Questa opportunità è stata poco utilizzata dagli stati europei e non è stata per niente utilizzata dal tesoro americano, che volutamente non ha voluto estendere le scadenze del proprio debito, anzi le ha accorciate anche di qualche mese, e si trova adesso in una situazione in cui nei prossimi 2 anni dovrà rifinanziare ben il 43% del debito complessivo e nei prossimi 5 anni ben il 65%.
Riteniamo che il rifinanziamento a tassi sempre più elevati sia sostenibile fino a un certo punto. Se andiamo ad analizzare soltanto l'incremento del pagamento degli interessi da parte del Tesoro americano, notiamo che questo è passato da in circa un anno da 450 miliardi di dollari a quasi 800 miliardi di dollari. Quindi questa poca lungimiranza del governo americano peserà come un fardello nelle decisioni che poi la Fed andrà a prendere in tema di ulteriori rialzi dei tassi di interesse. Questo ci porta a ritenere quindi la duration un buon investimento, iniziare ad accumulare duration, ma per duration non intendiamo soltanto il mondo obbligazionario, sappiamo anche che c'è una certa sensibilità di tassi di interesse in vari stili dell'azionario. Ci sono degli stili che più di altri risentono dell'aumento dei tassi di interesse, primo fra tutti lo stile growth, che è stato fortemente penalizzato nel corso del 2022, al contrario invece dello stile value, che ha beneficiato del contesto di rialzo dei tassi di interesse. E riteniamo che invece il 2023 possa essere l'anno adatto per iniziare a ribilanciare i portafogli verso uno stile più growth, e questo potrà portare appunto dei contributi positivi alla performance poi del nostro investimento finale. Infine, un altro investimento che ci piace è quello nell'obbligazionario dei paesi emergenti. In questo caso su cosa noi andiamo a puntare? In particolar modo sia sugli investimenti in local currency, quindi in valuta locale dei paesi emergenti, ma anche in valuta forte. Quello che generalmente allontana gli investitori dagli investimenti in questi paesi è l'instabilità politica piuttosto che quella finanziaria, quindi crisi di liquidità piuttosto che dissolvibilità. Ma qui una domanda provocatoria: i paesi sviluppati sono davvero così distanti dai paesi emergenti? Diciamo che gli avvenimenti degli ultimi anni ci hanno dato delle argomentazioni a riguardo, prima fra tutti per esempio quello che è successo nel Regno Unito, dove post Brexit, a proposito di stabilità politica, abbiamo visto il susseguirsi di ben 5 governi, piuttosto che in termini di stabilità finanziaria abbiamo visto che il governo inglese è dovuto intervenire per salvare letteralmente il sistema pensionistico inglese, uno dei più antichi del mondo. Quindi purtroppo i paesi sviluppati in qualche modo stanno convergendo in termini di stabilità politica e finanziaria verso i paesi emergenti. Di conseguenza, adesso concludo perché vedo che il mio tempo sta finendo. Il mercato presenta molte opportunità, la cosa importante è gestire in questo periodo la volatilità nel breve. Come è possibile gestirla? Mediante un'accurata gestione del rischio, perché solo in qualche modo attutendo le perdite come quella che abbiamo visto, i drawdown come quelle che abbiamo visto nel 2022, è possibile costruire una performance stabile e duratura nel tempo. Grazie a Franca Vileri, grazie alle società sostenitrici per i loro interventi.